Sì, Roberta dice bene, vedete che bel sorriso ha stampato sulla faccia Nielsen, è arrivato il suo primo gol in questo grande Pescara. Allora io ti chiedo quanto è bello e divertente giocare in una squadra come la tua. Sì, sono felice che io sono arrivato qua. Come stile, io enjoy tutte le partite e tutti i giorni e sì, sono felice di essere qua. E allenarsi con Zeman? Cosa vuol dire? Correre tanto, mi piace lavorare forte, il risultato è anche buono, mi piace lui come allenatore, mi è forte. Quanto crede il Pescara nella Serie A? Prima questa partita abbiamo perso nostra scorsa delle partite, ancora è bisogno di lavorare forte e una strada lunga ancora, ma dopo oggi il nostra, come si dire, speriamo è un poco più grande, una grande notte per noi e speriamo continuare la prossima settimana. Roberta, avete curiosità, domande per Nielsen? Sì, io sì, giocavo in una squadra impronunciabile, no, Nord Seiland, una cosa del genere, ma possibile che nessuno si fosse mai accorto di te prima? Hai dovuto addirittura fare un provino con il Pescara a dicembre per farti prendere. Dove eri finito prima di venire a Pescara? Perché sei arrivato così tardi nel campionato italiano? Ha capito poco, provo a sintetizzare la domanda. Gianluca, che è il nostro esperto di mercato, mi dice, prima giocavi in una squadra, come si chiama la squadra dove giocavi? FC Nordsjælland. Ci crediamo, ok, perfetto. E ci dice, perché sei arrivato così tardi in Italia? Tu che sei così, che hai queste caratteristiche, che stai facendo bene, perché sei arrivato così tardi? Perché nessuno si è accorto, ha visto prima le tue qualità? Ma non lo so, una buona domanda, ma no. Io ancora ho tanto lavorare da fare e bisogno di imparare tutti i giorni. Io tendo a imparare anche italiano, ma anche, anche giocare. Io ancora ho tanto lavorare da fare. E intanto a segnare, hai imparato stasera da noi, si dice meglio tardi che mai. Non so nel suo paese, però vedi, alla fine va davvero così. Grazie e complimenti, Nielsen. Grazie. Torneremo da Federica Masolini.